Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e finalmente è ufficialmente autunno. Io avevo già iniziato a decorare un po' casa, ma qui... Aspettate che raga, non so come tirarvelo su. Eccolo qua! Qui abbiamo delle altre cose per l'autunno, ma non solo in realtà. Prima di iniziare a spacchettare tutto, vi ricordo che vi lascio qua sotto il codice di ricerca, tutti i link, così qualsiasi cosa vedrete in questo video potete comprarla in totale facilità. Ovviamente io non sono riuscita a resistere, quindi la maggior parte delle cose le ho già viste per bene, ma altre no. E partiamo dalla prima, raga. Cosa c'è di più autunnale di un cuscino a forma di zucca? Io lo trovo veramente meraviglioso, andrò a metterlo sul divano. No? Tra l'altro dobbiamo comprare il divano nuovo, adesso cercheremo di fare questa cosa perché non ne posso più di vedere quello. Però guardate quanto è bellino. Per me questo top, cioè voto 10 su 10. Altra cosina super autunnale, dato che stiamo andando incontro al freddo, oggi in realtà si sta bene ma il freddo sta arrivando, ho preso una coperta, adesso devo capire come tirarla fuori, l'ho messa dentro veramente bene e infatti non l'ho tirata fuori per vederla, altrimenti non sarei più riuscita a infilarla sicuramente, tipo sottovuoto, comunque piegata veramente da Dio. Alla fine ho perso, ho dovuto rompere il sacchetto. Comunque questa è la coperta. Tra l'altro è gigante perché è 2,30 x 2,50 m. L'ho presa uno perché, vabbè dai raga, quanto è bella e quanto è morbida. Io adoro quelle tipo così in finta pellicetta. E perché così Walter, se siamo sotto, non dobbiamo litigare, perché di solito i plaid li fanno piccolini, mentre questo, cioè adesso ve lo apro, è gigante, cioè guardate quanto è grande, è abnorme. Con questo ci stiamo sotto sicuramente tutti e due. Devo dire che dopo questa copertina, il cuscino a forma di zucca, il divano mi piace un pochino di più. Proseguiamo adesso con un'altra cosa super carina ed è un asciugamano, ma cioè guardatelo quanto è bellino. È un fantasmino, ma in realtà, vabbè, è un asciugamano, tipo, di quelli da appendere in cucina, ma io non ho posti dove appendere gli asciugamani in cucina. Penso che lo appenderò in bagno, dato che non c'è ancora niente di autunnale. Punto ogni anno a prendere qualcosina, in modo tale che tra 2-3 anni ci sia proprio tutta la casa addobbata per l'autunno. Intanto questo è un inizio. Ed ecco qui l'asciugamanino in bagno appeso alla doccia, molto carino, così come uno entra in bagno, perché qui c'è l'ingresso, vede subito il fantasmino. Altra cosina super autunnale che al momento non saprei dove mettere, dato che il vaso dove devo mettere le Pampas mi è caduto stamattina e l'ho rotto, quindi penso che dovrò andare a comprare un altro vaso. Io sono una fan pazza delle Pampas. Spoiler matrimonio, loro ci saranno, cioè io non posso non avere le Pampas al mio matrimonio. E qui le ho prese ovviamente arancioni. Devo dire che anche queste Shein non sono fatte per niente male, sono molto molto carine. Prima di proseguire volevo chiedervi se anche a voi piace arredare casa, o magari vivete ancora con i vostri genitori, quindi arredate solo la vostra camera, oppure fate comunque qualcosa di particolare quando arriva l'autunno. Sono curiosa. Io una cosa che amo, oltre vabbè quest'anno finalmente iniziare ad arredare casa, è che riprendo a fare il bagno caldo nella mia vasca. Io molto molto contenta. Passiamo adesso a una cosa che magari è un pelo meno autunnale, ma raga, vi giuro, la volevo troppo. Erano mesi che stavo guardando questa cosa, soprattutto da utilizzare nei reel, negli shorts. E sto parlando, cioè non so neanche se si... cioè come andate a capirlo? Aspettate, è veramente pesante. Ecco qui, qui abbiamo le istruzioni e... ah, così magari... non so, avete capito? È tipo un'arella. Cioè, adesso l'assembliamo... Qui abbiamo la base che è tipo un simil marmo, bella pesantina perché deve reggere poi tutto il resto. Allora, queste sono le tre aste che devo capire come infilare. Io penso che questa vada con la vite di sotto, quindi sia effettivamente la prima. Volete, ma secondo me era necessario. Cioè, immaginate il video, tipo Get Ready With Me, dove appendo le cose qui e poi mi vesto. Dai, quanto carino! Date un voto a questo, cioè questo
secondo me è veramente molto molto bello e poi è giusto per casa nostra perché è in marmo come la cucina, ha i dettagli oro, qui abbiamo lampadari oro, abbiamo un po' di cose oro, bronzo, diciamo che i metalli in generale in questa casa sono questi, non volevo l'acciaio e c'è solo in piccolissime parti, però dai, quanto è bello, io innamorata pazza. Ultima cosina, forse non prettamente autunnale, ma utile, mi serviva questa, e sto parlando della fresa per le unghie. Io mi faccio le unghie da sola, possono piacere, possono non piacervi, ma non è questo il punto è che utilizzavo la fresa per i mobili. Vabbè, penso che continuerò ad utilizzarla quando devo togliere tutto perché ci vuole veramente pochissimo tempo, però ho visto questa e ho detto no vabbè, devo assolutamente provarla, adesso devo capire un po' come funziona, penso che si utilizzi attaccata al cavo. Ok, allora l'ho attaccato sotto carica, quindi in realtà poi non serve neanche avere vicino una presa. Questo è il portapenna, andiamolo a mettere qui, ok. Quindi qua adesso se giriamo dovrebbe andare, ok, non c'è attaccato niente quindi non si vede, però sentite, funziona, poi c'è stop qua, play, e poi qua inverte il giro, figo raga, sembra funzionare bene e all'interno abbiamo anche già tutti gli accessorini che servono. Bene, sono molto molto curiosa, magari la prossima volta che faccio le unghie vi porto con me, e cioè vi porto in camera con me perché o qua li facciamo, che cavolo me ne frega, comunque insomma vi faccio vedere che faccio le unghie. E niente, questo era tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, che anche voi stiate entrando in questo mood autunnale, non vedo l'ora di bere una cioccolata calda, ve lo giuro, c'ho proprio voglia, tra l'altro ce l'ho a casa, quindi in realtà potrei farmela, in ogni caso vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video, vi ricordo che i codici di ricerca, link per tutti i prodotti che avete visto nel video, codici sconto, roba, qualsiasi cosa, la trovate tutta sotto qui. Io ringrazio Shein per avermi omaggiato di questi prodotti e io vi saluto e ci rivediamo tra pochissimo con un nuovo video, ma non perdetevi gli shorts che praticamente li pubblico ogni giorno tipo. Ciao!